Il 2015 è stato un anno di grande impegno per i militari della Compagnia Carabinieri di Augusta che, seguendo gli indirizzi dettati dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, si sono spesi sia nel quotidiano servizio d'istituto che nel sociale con lodevoli iniziative rivolte ai cittadini. Dal resoconto dei dati che avviene alla fine di ogni anno, il primo segno positivo che si evidenzia è il calo dei delitti complessivi rispetto al precedente anno, da 3.878 a 3.763, frutto dei servizi di prevenzione messi in atto in tutti i comuni della giurisdizione. Le persone tratte in arresto sono state 268, mentre quelle denunciate all'autorità giudiziaria sono state 6.957, in notevole aumento rispetto all'anno precedente. Purtroppo la nota negativa è l'aumento delle rapine in danno agli esercizi commerciali. Rispetto alle 30 rapine dell'anno scorso, nel 2015 se ne sono registrate 16 in più. Fortunatamente però anche in questo caso risultano in crescita, seppur di poco, quelle scoperte. È stato un anno intenso e carico di impegni, ma sicuramente ricco di grandi soddisfazioni, afferma il comandante della Compagnia Carabinieri di Augusta, capitano Federico Lombardi. Sono stati raggiunti brillanti risultati, non solo in termini di attività operativa, ma anche e soprattutto di vicinanza al cittadino. Sono state spese molte risorse nel sociale, ma con un positivo ritorno in termini di gradimento da parte di tutta la popolazione. L'intenzione, continua il capitano Lombardi, era quella di trasmettere una presenza rassicurante dell'arma dei carabinieri e credo che l'obiettivo sia stato pienamente raggiunto. Per il nuovo anno, conclude il capitano Lombardi, ci siamo prefissati di proseguire sul percorso intrapreso in perfetta sinergia con le altre articolazioni dell'arma sul territorio ed in linea con le direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa. Ad Augusta avranno tempo fino al prossimo 8 marzo i creditori che vantano ancora somme dal Comune fino al 31 dicembre 2014 per presentare un'istanza di emissione alla massa passiva. La richiesta, corredata dalla documentazione indirizzata alla Commissione straordinaria di liquidazione, può essere inviata direttamente al protocollo del Comune in orario d'ufficio o a mezzo raccomandata o PECCHI alla Commissione straordinaria di liquidazione dei debiti del Comune nominata dopo la dichiarazione di dissesto. Servizio di scuola bus gratuito per gli studenti di Sortino. Con un avviso del caposettore amministrativo del Comune, Giuseppa Musumeci, sono in distribuzione gli abbonamenti relativi al mese di gennaio per gli studenti che frequentano le scuole del territorio. Gli abbonamenti possono essere ritirati tutti i giorni dai genitori o dagli stessi alunni nella sede dell'Ufficio di Pubblica Istruzione, sito in via Municipio, dalle ore 8.30 fino alle ore 13 di ogni giorno. Ieri sera seduta aperta del Consiglio Comunale di Lentini per riaffrontare due importanti argomenti, l'immediata adozione da parte della Giunta del bilancio stabilmente equilibrato dopo il dissesto del Comune e la discussione sull'autorizzazione concessa dalla Regione Sicilia per la realizzazione di una discarica in Contrada Armicci. I lavori sono iniziati con un'ora di ritardo perché nella convocazione delle ore 18.30 mancava il numero legale per l'assenza di quasi tutti i consiglieri di maggioranza. I misteri della discarica che la ditta Pastorino vuole realizzare in Contrada Armicci di Lentini continuano e ancora una volta sono oggetto di discussione del Consiglio Comunale, nonostante lo stesso Consiglio nella seduta del 19 dicembre 2013 all'unanimità abbia detto no alla discarica in Contrada Armicci. A quanto pare però nel governo regionale, guidato da Crocetta, comandano di più i funzionari che gli assessori. Lo dimostra il fatto che l'11 dicembre 2015 un funzionario della regione firma il decreto di autorizzazione della discarica in Contrada Armicci di Lentini, nonostante il Consiglio Comunale avesse bocciato in aula questa nuova opera. La decisione, presa dal funzionario regionale, quindi neutralizza la volontà del Consiglio Comunale di Lentini e quindi dell'intera città.
A questo punto, ha detto il sindaco in aula, dopo aver consultato l'ufficio legale del comune, le strade da imboccare potrebbero essere due: o presentare ricorso al TAR o presentare ricorso alla Regione Siciliana. Nel primo caso si preannuncia già la sconfitta del comune, perché il TAR, in virtù delle autorizzazioni concesse dai beni culturali e da tanti altri organismi, boccerebbe il ricorso, mentre le probabilità di vincere sono più alte con il ricorso alla Regione Sicilia. Tenuto conto che quella di ieri sera è stata una riunione consiliare aperta e quindi con l'intervento dei cittadini, guarda caso a mettere sul chi vive, sindaco, assessori, consiglio comunale e le forze dell'ordine locali, è un comune cittadino che annuncia quello che sta accadendo in contrada Armicci e nella discarica di Grotte San Giorgio, dove si sta realizzando una nuova discarica con una profondità di 5 metri in più rispetto al progetto approvato in conferenza dei servizi e quindi dall'assessorato regionale al territorio e ambiente. A questo punto la domanda sorge spontanea: ma chi controlla il territorio dei Lentini? Grazie, signor sindaco. Sì, io penso che lei dovrebbe essere a conoscenza, o forse no, ma successivamente a questi eventi avvenuti nell'anno scorso, la ditta Pastorino ha fatto un'altra cosa. In un pezzo di quest'area, di 5.000 ettari che lei ha detto, ha fatto una proposta in Regione Siciliana per ottenere l'autorizzazione ad un agrumeto. Cosa strana che in una zona in cui l'agrumeto muore nelle nostre zone, eppure questo dice: ci voglio fare un agrumeto. E in una cava profonda 20-25 metri decido: ora io lo riempio di materiale e poi ci pianto delle rance. Come l'ha fatto questa cosa? Che cosa ha messo di notte in questa cava? Questo non lo sappiamo, perché il comune di Lentini non ha anche del personale da poter sorvegliare che cosa abbiano messo lì dentro. Questo non si sa. Hanno potuto mettere qualsiasi cosa. Ci risulta pure che in Grotte San Giorgio loro hanno scavato 5 metri in più di quello che erano autorizzati a scavare. Quindi diciamo che il materiale che hanno tolto da Grotte San Giorgio l'hanno riversato a riempire questo posto. Poi e anche forse penso che anche hanno ottenuto dei finanziamenti per fare questo agrumeto, cosa strana che poi sarebbe improponibile, perché andare a riempire una cava così per farci che cosa, per mettere delle arance che ormai non hanno un futuro, non avrebbe senso, avrebbero potuto farne mille volte di più per fare queste cose. Quindi ho sospettato che ci sia qualche cosa di loco, quindi è giusto fare il ricorso al TAR, sicuramente, o al TAR, o qualsiasi forma possibile, immaginabile. E poi sono venuti fuori di nuovo con un facciamo discarica. Io abito a Carrentino, non sono qua. Però se si dovesse fare quella discarica, io, i miei figli, i miei nipoti, la tutta la sentiranno, sicuramente, come tutto nell'intorno. E di discariche mi pare che ne abbiamo già anche più troppe qua nella zona. Quindi cerchiamo di intervenire in questo settore. Grazie. Anche il sindaco Mangiameli, dimostrando un certo nervosismo, fa capire di non conoscere questa situazione e invita addirittura il cittadino a ripetere quello che ha detto. Se non ho capito male, lei mi sta dicendo che nei pressi di dove loro hanno chiesto di fare la discarica, loro hanno, la Pastorino ha delle cave dove stanno facendo del riempimento a seguito di prelievi di terreno scavato in più nella discarica che loro hanno attualmente. Io non so quale discarica ha la Pastorino. La Pastorino non ha discariche nella Grotte San Giorgio. Grotte San Giorgio è un'altra la ditta. E lei mi ha detto che la Pastorino oggi ha portato materiale. La Pastorino ha delle cave, per capirlo bene, la Pastorino ha delle cave che sta riempendo con del materiale di risulta di altri posti, e lei ha il sospetto che in queste cave vengono sepolti dei materiali pericolosi, se non ho capito male.
Il fatto che si sta impiantando un agrumeto non mi è nuovo, perché nel territorio, proprio in quelle zone, ci sono tantissimi agrumeti, neoagrumeti che stanno nascendo, nuovi impianti proprio in quella zona, nella zona sottostante. Questo non. Sarebbero anche da coltivare. Ma il fatto che realizzano l'agrumeto non è una cosa negativa, è una cosa positiva. La preoccupazione è quella che lei ha voluto fare diffondere, che quelle cave che la Pastorino sta riempendo possano arrivare là dentro dei rifiuti speciali. Io non, onestamente è la prima volta, non so neanche se c'è un'autorizzazione per il riempimento di queste cave da parte dell'assessorato, da parte del comune, credo di no, almeno in questi anni non mi risulta autorizzazioni relativa a riempire cave da parte dell'amministrazione comunale, quindi non conosco questo problema. Ma se lei mi può dare un'indicazione ben precisa in quale area siamo, se è adiacente a dove loro vogliono fare la discarica, o meno, ci farebbe una grossissima cortesia, perché se c'è il sospetto, non so se c'è, ho capito, di notte ci vanno gente a fare riempimento di queste cave, se c'è un lavoro notturno, gatta ci vuole sicuramente, però bisogna capire qual è questa zona. Allora faremo la segnalazione, naturalmente domani io lo dirò io alla comandante di polizia municipale, per cercare di capire, individuare dove la Pastorino sta facendo questo tipo. Però lei mi ha parlato di Grotte San Giorgio, ho l'impressione che ci sia un conflitto. Che Grotte no. Personalmente sono andato alla parte di penale, se vogliamo, per intervento, per chiedere un loro intervento. Giustamente mi chiedevano, e hanno ragione di farlo, che avrei dovuto fare una denuncia alla procura per queste cose. Cose che giustamente un cittadino qualsiasi, magari, basando proprio agli interessi della propria famiglia, si è potuto fare, non è che noi vogliamo cercare di fare chissà che cosa, però la nostra salute, la nostra, non la mia, la nostra salute va tutelata. Lo stesso caso, come si ricorderà, è stato denunciato ufficialmente nei giorni scorsi a Lentini al presidente regionale dell'antimafia, onorevole Nello Musumeci, dall'ex consigliere comunale Ugo Mazzilli. In quella occasione Mazzilli disse: che è successo un fatto scandaloso, scandaloso. Noi a Lentini abbiamo bocciato il cambio di destinazione urbanistica di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, che deve sorgere, doveva sorgere a Lentini Incontrada Armici, che è a 2-3 km da Lentini, e ci siamo espressi negativamente. Questa delibera del Consiglio Comunale è stata portata in conferenza dei servizi a Palermo, se non che a distanza di un anno e mezzo scopro, l'abbiamo scoperto un po' tutti, che sulla gazzetta della regione siciliana l'assessorato all'ambiente e al territorio, nonostante il parere sfavorevole del Consiglio Comunale, ha dato il parere favorevole alla costruzione di questa discarica. Quindi, se non si tiene conto degli enti locali, dell'autonomia gestionale che può avere un paese, io dico, ma noi che ci prenderemo a fare al Consiglio Comunale? Chi va a fare l'assessore, chi va a fare il deputato regionale, insomma, che mezzi abbiamo per contrabbattere l'egemonia della regione, perché in questo caso è la regione siciliana, attraverso degli strumenti che sono dei funzionari che riescono a, come dire, a sovvertire quello che ha deciso il nostro paese.